Ciao, sono Zane di Turbola.it. Come sappiamo, il modo tradizionale per guadagnare con le criptovalute è acquistare oggi, conservarle per un periodo di tempo più o meno lungo, per poi rivenderle in seguito all'apprezzamento, cioè all'aumento del prezzo sul mercato delle monete che abbiamo comprato oggi. Ma esiste anche un altro modo per guadagnare, ovvero possiamo rivolgerci alle criptovalute che ci pagano gli interessi, ovvero ci permettono di aumentare il numero unitario di monete che possediamo semplicemente conservandole nel wallet e al massimo tenendo il computer acceso con il programma wallet in esecuzione per svolgere un lavoro utile alla manutenzione della rete. In questo video ho raccolto le criptovalute che secondo me sono più interessanti fra quelle che ci pagano gli interessi. Seguimi! Prima di cominciare vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su Turbola.it con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Prima di cominciare credo sia importante porre le cose in una giusta prospettiva per avere le aspettative consone a quelli che saranno effettivamente i risultati. Quanto si può guadagnare con questa strategia? Diciamo che non è molto in linea di massima, nel senso che le criptovalute legittime che pagano interessi possiamo aspettarci un ritorno di circa il 10% all'anno. Questo vuol dire, in linea di massima, che comprando oggi 100 monete possiamo pensare di averne 110 da qui a 365 giorni, da qui all'anno. Quindi compro 100 oggi, mi aspetto di avere 110 perché mi è stato corrisposto appunto un interesse di circa il 10%. Ora, si tratta di un numero veramente importante se paragonato ai guadagni che possiamo aspettarci dai mercati e dagli investimenti tradizionali, però questo non ci permette, come dire, di mollare tutto e vivere di rendita. Non è questo lo strumento giusto se state pensando di abbandonare il lavoro, perché ad esempio se pensiamo di investire 1000 euro oggi, quale può essere la rendita attesa? 100 euro all'anno. Ovviamente questo non tiene conto del fatto che le monete si possono apprezzare, quindi può salire il prezzo delle stesse. Però a meno che non siamo disposti ad entrare con 100.000 euro o comunque cifre estremamente elevate, la rendita passiva delle criptovalute non ci permette di vivere semplicemente con quello che guadagniamo da queste monete. In particolare io raccomando, come al solito, di andarci estremamente piano e di investire solo quello che potete permetterci di perdere. Un ultimo avvertimento prima di entrare nel video della trattazione. Vi sono in realtà delle criptovalute che pagano ben oltre il 10% all'anno. Però in linea di massima io vi raccomando sempre di essere estremamente scettici quando leggete numeroni tipo 20% o 30% all'anno o addirittura 10% al mese, come ho visto in alcune truffe, perché questi guadagni semplicemente non sono sostenibili e quindi c'è qualcosa che puzza dietro questi progetti. Ultimissima promessa, lo giuro, prima di entrare nel vivo della trattazione, ultima ma importante: non fatevi tentare semplicemente dal pagamento degli interessi sulle criptovalute mentre scegliete i progetti sui quali investire. Deve essere infatti una delle ultime, diciamo il pagamento di interessi, una delle ultime caratteristiche che ci porta in una direzione a scegliere un progetto rispetto ad un altro. In particolare vogliamo valutare la bontà di quello che vogliono realizzare i team dietro alle monete in generale. Dobbiamo infatti capire chi sono, qual è il problema che vogliono risolvere, se hanno la tecnologia adeguata, se in linea di massima il progetto è valido ed è in grado di stare in piedi indipendentemente dall'interesse e dalla rendita che ci possono dare queste monete. Perché farlo? Perché semplicemente andare a investire in un progetto che ci paga interessi molto alti, ma poi scopriamo che si sta sgretolando o che andrà a sgretolarsi nel giro di pochi anni perché non c'erano dietro le tecnologie, le persone, la vision, tutto quello che vogliamo sul lungo termine, sarebbe un pessimo investimento, anche se l'interesse pagato c'è stato nel frattempo, ma poi ci ritroviamo con tante monete dal valore nullo. Ok, primo progetto del quale vi parlo in questa rassegna di criptovalute che pagano gli interessi è ARK. È un progetto del quale ho già parlato molte volte nei miei video precedenti perché lo ritengo estremamente valido. In particolare ARK è una piattaforma rivolta agli sviluppatori, quindi sia alle grandi aziende che alle startup, che consente di realizzare
progetti basati su blockchain in modo abbastanza rapido, relativamente rapido. Quindi è di fatto una serie di funzionalità che nasconde all'interlocutore, quindi al programmatore, tutte le complessità che stanno dietro alla realizzazione appunto dei progetti. Quindi il programmatore può semplicemente utilizzare le funzionalità esposte dalla piattaforma ARC per salvare i dati, recuperarle, raggiungere il consenso, gestire voti, eccetera, eccetera. Oltre a questo, ARC è un progetto molto interessante perché ci paga uno degli interessi più alti fra tutti quelli che ci sono attualmente in circolazione. In particolare si parla del circa il 10%. C'è un'altra caratteristica molto interessante che mi porta a consigliare ARC, ovvero che non è necessario mantenere acceso il PC. Tutto quello che dobbiamo fare per guadagnare è acquistare le monete ARC, trasferirle sul nostro wallet e dopodiché votare uno dei delegati, ovvero una delle tante persone che hanno deciso di esporsi in prima persona e di svolgere il lavoro al posto nostro. Se leggete l'approfondimento che abbiamo pubblicato su turbolab.it qualche tempo fa, c'è la guida completa per fare svolgere tutta questa procedura, che comunque è molto semplice. Un altro progetto che ci paga degli interessi molto interessanti e che consiglierei però a prescindere da questo aspetto è NIO. Si tratta di fatto della più credibile e già funzionante alternativa ad Ethereum già in circolazione. Come funziona NIO? Di nuovo dobbiamo acquistare le monete, depositarle sul wallet e non fare nient'altro. A fronte di questo impegno ci viene corrisposto un interesse variabile tra il 3,5 e il 7% all'anno. Ci viene corrisposto in moneta gas, quindi in una moneta diversa dagli altri. Comunque, siccome gas è la base per gli smart contract e l'attuazione delle applicazioni che girano sulla rete NIO, c'è comunque una buona richiesta. Quindi è una seconda moneta distinta da NIO, per la quale comunque c'è un mercato a parte e un mercato anche abbastanza florido. Quindi di nuovo non c'è neanche bisogno di mantenere aperto acceso il computer con il programma in esecuzione, basta comprare e depositare sul wallet, ci vengono pagati interessi del 3,5-7% all'anno, dipende da quant'è la velocità di generazione dei blocchi. NIO è un ottimo, ottimo progetto anche per questo aspetto. Navcoin è un altro progetto e un'altra moneta che ho raccomandato più volte nei miei video precedenti. Si tratta una di quelle a più piccola capitalizzazione, non sta nella top 100, però comunque ha una tecnologia secondo me molto molto all'avanguardia, quindi le transazioni sono veramente velocissime. Ho trasferito da poco da un wallet a un altro e ha richiesto veramente pochi secondi per la movimentazione. Tra l'altro c'è la possibilità di effettuare anche dei pagamenti anonimi semplicemente spuntando una casellina all'interno del wallet, quindi è molto comoda e pratica. Inoltre c'è il fatto che il team alle spalle di Navcoin ha pubblicato una roadmap lunga veramente un braccio di novità che andranno ad implementare da qui ai prossimi anni, quindi di nuovo è un progetto secondo me molto valido anche sul lungo periodo. Quello che dobbiamo fare per guadagnare l'interesse di Navcoin è di nuovo comprare le monete, spostarle sul wallet proprietario e mantenere acceso il PC con il programma in esecuzione. Infatti Navcoin è una moneta che utilizza un algoritmo di tipo proof of stake per la validazione delle transazioni, quindi il fatto che il programma sia acceso sul nostro PC ci permette di validare le transazioni degli altri e di ottenere una ricompensa in monete Navcoin depositate periodicamente sul nostro wallet per svolgere questa operazione. Attenzione bene al fatto che l'algoritmo proof of stake di Navcoin è diverso dal proof of work utilizzato da Bitcoin e Litecoin e ancora Ethereum per qualche mese. Il vantaggio del proof of stake è che consuma pochissima corrente elettrica, quindi non dobbiamo preoccuparci dei titoloni che vediamo sui giornali che appunto queste criptovalute consumano tantissimi kilowattora e impattano negativamente sulla nostra bolletta elettrica. Niente di tutto questo, perché appunto con gli algoritmi proof of stake come quello utilizzato da Navcoin il consumo di corrente elettrica è molto basso, quindi di fatto possiamo guadagnare senza avere delle spese importanti. Quanto si può guadagnare con Navcoin? Si può guadagnare il 4% all'anno circa. Era il 5%, è stato portato al 4% perché è stato istituito un fondo. Comunque, 4% al quale dobbiamo togliere chiaramente il costo dell'energia elettrica di mantenere acceso
il PC se vogliamo appunto ottenere la rendita, però comunque il consumo di corrente dei computer moderni è relativamente basso, quindi non dovrebbe essere nulla di più che un paio di lampadine di quelle di vecchio tipo accese 24 ore su 24. Comunque se vogliamo ottimizzare ulteriormente si può scaricare l'immagine già pronta all'uso per NavPi, che è semplicemente un sistema operativo già configurato che possiamo installare su un Raspberry Pi, quindi i computerini a bassissimo consumo elettrico, lì si parla veramente di un paio di watt consumati, quindi abbatteremo ulteriormente il consumo energetico. NavCoin, ottimo progetto, rendita non stellare ma comunque interessante. Un altro progetto che paga interessi molto molto interessanti è Neblio. Si tratta di una piattaforma open source rivolta al pubblico aziendale che offre delle API tramite le quali sviluppare software in modo semplificato. Quindi di nuovo un concorrente sembra abbastanza diretto di Arc. Neblio paga il 10% all'anno circa di interesse a tutti quelli che acquistino la moneta, la depositino intorno sul wallet e di nuovo tengano acceso il computer per validare le transazioni tramite proof of stake. Quindi vale tutto il discorso sul proof of stake e sul basso consumo energetico che ho appena fatto. Anche in questo caso è disponibile un'immagine per Raspberry Pi per minimizzare l'impatto sulla bolletta elettrica. Neblio è stata una moneta molto interessante, in particolare è stata una delle ICO di più grande successo per il 2017, in particolare chi ha acquistato durante la fase di ICO o comunque poco dopo ha avuto un guadagno di 10 volte rispetto a quello che ha investito. Però per quanto ci riguarda ci sono degli ottimi fondamentali, in particolare il fatto appunto che si rivolga al pubblico aziendale, per quanto mi riguarda lo rende un buon investimento. E poi di nuovo c'è il 10% di ritorno sulle monete che teniamo sul wallet, quindi di nuovo un buon progetto sul lungo periodo. Un altro progetto interessante che paga i dividendi o gli interessi, come vogliamo chiamarli, è Pivix. Si tratta di fatto di un fork di Dash avvenuto durante il 2016, scusate. Dal 2016 ad oggi Pivix è comunque cresciuto per conto proprio ed indipendente a Dash, ha introdotto molte nuove funzionalità, soprattutto incentrate sulla velocità delle transazioni, la sicurezza e la privacy, quindi è possibile anche fare dei pagamenti anonimi perché non sarà possibile vedere quali valori sono stati movimentati tra due wallet, quindi molto interessante Pivix anche dal punto di vista del capitalizzare sulla tendenza delle criptovalute che si occupano di privacy. Di nuovo, per guadagnare con Pivix cosa dobbiamo fare? Acquistare le monete, depositarle sul wallet e mantenere il programma in esecuzione. Il programma valida appunto le transazioni tramite proof of stake e ci permette di guadagnare fra il 4 e il 5% di interesse all'anno. Di nuovo Pivix, un buon progetto, molto interessante per guadagnare in modo passivo. Inserisco in questa lista anche Icon. Che cos'è? È stata una delle prime, anzi scusate, la prima ICO lanciata in Corea del Sud durante il 2017 ed è un progetto estremamente ambizioso. Che cosa vogliono fare quelli di Icon? Iperconnettere il mondo. Che cosa significa? Sostanzialmente offrire una piattaforma sulla quale lanciare le proprie applicazioni, le proprie servizi di blockchain, ma anche qualcosa di più, ovvero interconnettere le varie piattaforme, cioè permettere a criptovalute diverse che girano su blockchain completamente distinte di interoperare tra di loro. Ad esempio, nella documentazione che ho trovato ho letto che c'è un esempio che parla ad esempio della possibilità di mettere in comunicazione Bitcoin Cash con Litecoin, quindi due progetti completamente distinti e che in questo momento non hanno alcuna possibilità di parlare tra loro. Tramite la rete e l'architettura Icon potrebbero effettivamente iniziare a scambiare valori tra di loro. Quindi un buon progetto che permette anche di pagare, promette anche di pagare un dividendo o una rendita periodica. Quali sono le modalità? Non sono ancora per me effettivamente chiare, perché la rete Icon è ancora in fase di sviluppo, però si tratta di fatto di una modalità delegated proof of stake. Che cosa significa? Significa semplicemente che di nuovo dobbiamo votare qualcuno perché svolga il lavoro al posto nostro e ci verrà riconosciuta una parte degli interessi.
Per precisione, l'algoritmo utilizzato da Icon è di tipo loop fault tolerance, quindi non è un puro delegated proof of stake come può essere ARC, ma è una cosina un pochino diversa. Però nella sostanza, da quanto ho capito, la modalità non cambierà, dovremo semplicemente limitarci a cliccare un pulsante all'interno del wallet per scegliere il nostro delegato e ricevere appunto l'interesse periodico. A quanto ammonta questo interesse periodico? Di nuovo, oggi non lo sappiamo perché la rete non è ancora completata. Però di nuovo, con tutte queste premesse, Icon mi sembra un buon progetto sul quale investire sul lungo periodo. Ci tengo in particolare a ricordare anche Omise Go in questa lista. Premessa: la rete Proof of Stake di Omise Go non è ancora funzionante al momento in cui registro questo video, però dovrebbe diventarlo a breve. Che cos'è Omise Go? Ne abbiamo già parlato in molti video precedenti. È semplicemente questa rete decentralizzata basata su blockchain lanciata da Omise, quindi un gigante dei pagamenti, un'azienda già consolidata in Asia, con un mercato e una presenza, con un prodotto reale già funzionante, molto diffuso. Hanno appunto lanciato la loro piattaforma e il loro token in questo momento, che presto diventerà moneta, Omise Go. Chi quindi sia interessato e ritenga valido il progetto Omise Go, e in prima persona lo sono, farebbe meglio ad acquistare subito moneta, perché presto sarà attivata anche la funzionalità di staking e quindi si potrà ricevere un interesse passivo. A quanto ammonta, ripeto, ancora non lo sappiamo, però comunque è già stato ampiamente detto che arriverà, quindi di nuovo un buon investimento. Raccomando in particolare, se siete interessati e credete in Omise Go, di non attendere il lancio della rete di staking e l'attivazione completa di tutto il progetto, perché è altamente probabile che una volta che verrà appunto immesso sul mercato tutta la rete funzionante con la possibilità di staking, i prezzi decolleranno. Quindi se credete in questo progetto, fate tutte le vostre valutazioni del caso, però il momento per investire è probabilmente questo, senza attendere il completamento di tutta l'infrastruttura. Le criptovalute e i progetti che abbiamo citato finora non richiedono un grosso impegno per ottenere la rendita passiva e gli interessi. Quello che dobbiamo fare è semplicemente acquistare le monete, spostarle sul nostro wallet e, in caso, eventualmente per alcuni progetti, mantenere il PC acceso con il programma in esecuzione. Quindi un impegno dal nostro punto di vista estremamente basso per ottenere questi ritorni. Se però volete, come dire, fare un passettino in più, siete disposti a metterci un pochino più impegno per la configurazione del programma e volete erogare dei servizi, ci sono un paio di progetti molto interessanti. In particolare cito Substratum, ne ho già parlato in un altro video precedente. È una piattaforma che consente di ospitare sul nostro PC i siti web degli altrui, quindi delle altre persone. In cambio ci viene riconosciuto una percentuale appunto in monete sub periodicamente. Un altro progetto molto interessante. Cito anche all'interno di questi, come dire, progetti che richiedono un pochino di impegno in più, Oyster Pearl, progetto molto interessante rivolto a chi crea contenuti su internet. Si tratta di un semplicissimo JavaScript che deve essere inserito sui nostri siti, sulle nostre pagine web. Che cosa fa questo JavaScript? Utilizza un pochino di potenza di elaborazione del computer dei visitatori, quindi delle persone che guardano i nostri contenuti, per svolgere lavoro utile alla rete. A fronte di questo impegno, quindi l'inserimento del JavaScript nelle nostre pagine web, ci viene riconosciuta una percentuale e un numero di monete, appunto in seguito al lavoro svolto dal PC dei nostri visitatori. Quindi è un modo di monetizzare il traffico in alternativa alla pubblicità. Se avete un sito web, secondo me è una buona idea valutare questo progetto. Cito anche Basic Attention Token, quindi la piattaforma BAT è un sistema pubblicitario alternativo a quelli più conosciuti, quindi ad AdSense e a tutti i vari concorrenti. Ho pubblicato un approfondimento su Basic Attention Token qualche tempo fa, andatevelo a vedere se vi interessa il progetto. Anche in questo caso c'è la possibilità di guadagnare dai nostri progetti web. In questa breve lista inserisco anche SiaCoin. Che cos'è? È semplicemente una piattaforma per la realizzazione di una sorta di Dropbox distribuito. Perdonatemi forse la semplificazione estrema, però di fatto si tratta di un servizio cloud per archiviare file in modo distribuito. Quindi ad esempio io ho dei backup importanti che voglio conservare, posso pensare di
acquistare le monete sia coin per pagare gli altri utenti che conservino per me i miei file. È un progetto interessante, l'unico problemino che ho visto in questo momento è che gli autori, in modo molto trasparente e cosa sicuramente lodevole, ci dicono che in questo momento c'è più offerta che non domanda, quindi ci sono tantissime persone che stanno offrendo il proprio spazio su disco per ospitare i backup degli altri, ma c'è pochissima richiesta da parte del mercato per questo tipo di servizio. Il risultato è che i prezzi pagati per il nostro servizio sono estremamente bassi. Quindi, come dire, esplorate Siacoin, per me può essere un progetto interessante sul lungo periodo, anche se in questo momento non è immediatamente monetizzabile. Bene, siamo giunti alla fine dell'articolo. Vi ho proposto le criptovalute che secondo me sono più interessanti fra quelle che ci permettono di guadagnare in modo più o meno passivo, ovviamente ce ne sono tantissime altre, io ne ho guardate un'altra ventina, però poi ho selezionato queste per l'approfondimento. Di nuovo vi raccomando di non giudicare un progetto semplicemente da quanto alto è l'interesse che paga, ma di approfondire e di entrare nel dettaglio di tutto quello che può offrire, in particolare dei benefici sul lungo periodo, per evitare le truffe ed investire in modo intelligente. In che percentuali potete pensare di acquistare tutti questi progetti? Beh, se non avete una preferenza forte per una moneta fra quelle che ho citato rispetto alle altre, vi raccomando di prendere il vostro borsellino, quindi la vostra possibilità di spesa, e di dividere equamente il vostro investimento tra tutti i progetti che ho citato, perché sono tutti ugualmente validi, hanno tutte le stesse possibilità di crescita ed in particolare possiamo diversificare così moltissimo l'investimento. In questo modo, in caso una di queste monete abbia un improvviso andamento alle stelle oppure esploda di valore, avremo la possibilità di ottenere tutto il beneficio perché abbiamo investito anche in quel particolare progetto e non solo in un altro. In particolare, allo stesso modo, in caso uno qualsiasi di questi progetti dovesse andare a zero, dovesse precipitare per mille motivi, attutiremo comunque il colpo perché abbiamo spalmato appunto il nostro investimento su molti progetti diversi, quindi abbiamo diversificato moltissimo. Da ZaniDiTrueBlood.it è tutto, come sempre se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare mi piace qui sotto, per me è molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video ricorda anche di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti che trovi sempre qui sotto e sulla piccola campanella che si trova di fianco. Al prossimo video, ciao!